Scuderia Bottoli, eccoli, profeta in patria. Eccoli. Il team del direttore sportivo Mirko Rossato, dopo il successo di Giacomo Nizzolo nell'edizione 2010, fa il bis a Ceresara con Christian delle Stelle, considerato uno dei migliori sprinter italiani della nuova generazione. E il 22enne corridore di Cuggiona ha offerto un saggio della sua potenza scattando a 300 metri dall'arrivo e contenendo il ritorno degli avversari. Il 60esimo Gran Premio della Possenta è suo. Inutili tentativi alle sue spalle di Rossi e Gomirati. Oltre 150 i concorrenti al via per 99 chilometri di percorso. Dopo appena 4 chilometri la gara si è animata con una fuga, ad alimentarla 10 corridori, tra i quali il mantovano della Tecnomore Isaia Modena. Al suono della campana il plotone era ancora al comando. Gli inseguitori hanno completato l'aggancio soltanto poco prima dello striscione dell'ultimo chilometro. Compito dei velocisti dunque entrare in scena, ma per delle stelle è stato un monologo. Tra i primi 10 si sono piazzati altri due uomini della Bottoli Trevigiani Dynamon, Massimo Graziato e Andrea Dal Col, rispettivamente sesto e settimo. Non potevo sbagliare, il mio compagno ha fatto un ottimo lavoro, all'ultima curva siamo usciti in 4 e non potevo perdere, dai, ha lavorato molto bene, questa vittoria è tutta per loro perché senza di loro non ce l'avrei mai fatta. I fuggitivi sono andati molto forte, all'inizio tirava la Casati, anche loro hanno fatto un ottimo lavoro e gli ultimi 3 giri siamo usciti noi col treno e niente, dai, eravamo tranquilli perché comunque li vedevamo lì e a portata di mano abbiamo deciso di aspettare fino all'ultimo giro a chiudere, infatti così è stato e è andato molto bene.